Lei è stato chiamato dal Cavaliere di nuovo a capo del gruppo parlamentare alla Camera. Un ritorno, come si sente? Ma mi sento fin dal 1994 in forma per servire alle indicazioni del Presidente Berlusconi e Forza Italia. Festeggiamo quest'anno il 29esimo anno dell'ascesa in campo di Berlusconi e quindi dell'avvento nella politica italiana di Forza Italia, e cominciamo i festeggiamenti per il 30esimo anno. Quindi è una grande soddisfazione, un grande impegno e una grande responsabilità che sono sicuro insieme ai miei colleghi riuscirò a portare avanti con serietà e con risultati. Presidente, lei è sempre intellettualmente onesto, dica la verità. Il suo ritorno a capo del gruppo parlamentare è anche un segno di novità nazionale, un nuovo assetto, Berlusconi che punta sugli uomini validi e di fiducia. Forza Italia insieme agli altri partiti del centrodestra affrontano sfide, Forza Italia in primo luogo, sfide importantissime, non soltanto le elezioni amministrative che vedranno impegnate anche alcune importanti regioni del nostro paese, ma ci si avvicina alle elezioni europee. Forza Italia è parte integrante del Partito Popolare Europeo, quindi una forza di maggioranza che gestisce, fra virgolette, le politiche europee da tantissimi anni, e quindi siamo un riferimento di tutto il centrodestra per le prossime elezioni europee. È una coalizione attualmente al governo dell'Europa che vede il Partito Popolare insieme ai socialisti europei. Noi vorremmo che ci sia un'evoluzione con il nostro indispensabile contributo e che veda in prospettiva, perché no, un governo in Europa del centrodestra, quindi con i conservatori. La Giorgia Meloni rappresenta i conservatori europei, d'altra parte, che non sono oggi forza di maggioranza in Europa, e quindi trascinare, uso questo termine, anche la Lega e Salvini in una coalizione che possa governare insieme ai nostri partner europei le problematiche che oggi non solo l'Europa ma tutto il mondo sta percorrendo. Sul piano nazionale non crede che la polarizzazione del governo verso destra danneggi Forza Italia? No, noi non siamo assolutamente di questo parere, non siamo su questa linea. Noi riteniamo che ci sia la necessità per un governo di centrodestra, di un centro forte, che raccolga quelle che sono i sentimenti della maggior parte dei cittadini italiani. Questa coalizione è vincente e sarà vincente per tanti anni se saprà valorizzare non il rapporto con la destra storica italiana, ma se riesce a interpretare l'ampio spazio che c'è nell'ambito di quello che è chiamato il centro. Noi rappresentiamo l'europeismo, noi rappresentiamo l'atlantismo, noi rappresentiamo la moderazione, posso dire, allora dico la moderazione, e che è una parte, è un collante fondamentale per il centrodestra. Senza di noi non ci sarebbe il centrodestra, ci sarebbe la destra. Forza Italia è sempre stata molto radicata sui territori, negli ultimi anni si è perso questo contatto territoriale, il nuovo assetto nazionale, anche il suo impegno in prima persona andrà in questa direzione? Ma certo, assolutamente, usciamo da momenti molto, molto travagliati, il senso istituzionale che fa parte del DNA di Forza Italia di Silvio Berlusconi ci ha portato al governo con coalizioni che sicuramente non stanno nelle nostre corde, ma era nell'interesse del paese in un momento grande e molto, molto difficile, quale tutto il periodo del Covid, al quale poi è susseguito il periodo drammatico della crisi energetica e l'avvento della guerra. Sono probabilmente momenti, periodi che hanno facilitato chi stava all'opposizione, che era Fratelli d'Italia, che era già nostro partner in varie amministrazioni comunali e regionali, ma che si è trovato a godere di questa possibilità. Ma questa è storia che sta alle spalle, noi siamo consci che c'è uno spazio enorme da riconquistare e da rappresentare, e questo è il nostro impegno.